Vilma De Angelis, ecco quanto prende di pensione. Vilma De Angelis è stata per anni un personaggio molto noto della televisione. Ancora oggi è così, ma in considerazione della sua età si è allontanata dalle scene. L'esperienza a Telemonte Carlo, iniziata nel 1978, la fece conoscere dal pubblico e fu davvero molto lunga. Infatti lasciò l'emittente 20 anni dopo, nel 1998, quando poi arrivò a Mediaset per condurre Sabato 4, nello stesso anno. È poi arrivata in Rai dove ha condotto numerosi altri programmi e tra questi Domenica In. Il suo ultimo ruolo da conduttrice è stato proprio quello di Domenica In, nel 2011. Oggi, la De Angelis ha tagliato il traguardo dei 93 anni ed anche per questo motivo non appare più in televisione, se non sporadicamente. Considerando la lunga carriera che ha avuto alle spalle, ci si aspetterebbe per lei una pensione elevata. Invece non è così, come dichiarato da lei stessa e come succede anche per tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo. Infatti Vilma ha una pensione mensile di 800 euro, nonostante tutti i contributi versati nel corso degli anni. Questo è un problema che viene spesso lamentato anche dagli altri volti dello spettacolo, e di cui lei stessa ha parlato, confermando che la sua pensione sia troppo bassa rispetto ai tanti anni di lavoro. In un'intervista, lei stessa ha raccontato per quale motivo la sua pensione è così bassa, ben lontana da ciò che ci si aspetterebbe per i tanti anni in cui ha lavorato. Si pensi infatti che Vilma De Angelis ha iniziato a lavorare all'età di soli 16 anni. Come lei stessa ha raccontato, però, è stata fregata perché i 20 anni di lavoro che ha svolto per Telemonte Carlo, in realtà poi sono stati ininfluenti ai fini della pensione e non sono stati calcolati. Infatti la sede legale dell'emittente era proprio a Monte Carlo e non in Italia. Perciò tutto il tempo passato a lavorare da solo non è poi stato calcolato in funzione della pensione e dei contributi versati. La De Angelis ha raccontato che questo l'ha fregata per quanto riguarda la cifra della pensione, ma lei non si piange addosso. Infatti ha detto di non volersi lamentare per la cifra della sua pensione, avendo avuto modo di guadagnare tanto negli anni. Sono anche molti i pensionati italiani che ricevono una pensione anche più bassa di così. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Vilma De Angelis e vi aspettavate che fosse questa la sua pensione? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.